Si è discusso del nuovo piano strade della regione Campania nel convegno organizzato dal PD di Eboli presso il Bar Nostro situato a Bivio Cioffi. Un'occasione per ribadire l'importanza del finanziamento ricevuto dal comune di Eboli nell'ambito di tale piano, che vede protagonista la SP416, interessata da un intervento di adeguamento e messa in sicurezza. Per quanto riguarda il piano strade, è un piano straordinario che prevede interventi su tutto il territorio regionale, in particolare sulla nostra SP416. Noi abbiamo proposto come gruppo consiliare delle interrogazioni consiliari e delle mozioni proprio per cercare di indirizzare l'azione amministrativa dell'attuale amministrazione, e ci siamo riusciti grazie anche al supporto che abbiamo avuto alla Regione del Presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone. Abbiamo portato un risultato importante per il territorio, circa 1 milione di euro è il progetto finanziato che verrà realizzato a breve e che consentirà un collegamento più facile e migliore tra la SS18 e la Versana, la quale anch'essa è oggetto di un ulteriore intervento, un intervento importante per il prolungamento di circa 40 milioni di euro, oltre poi ad altri interventi che riguardano la viabilità sull'intero territorio regionale. Per quanto riguarda invece la politica, il PD in qualche modo può ripartire anche dalla città di Eboli, considerando che c'è una disaffezione un po' generale rispetto alla politica, ma in particolare rispetto al PD visto insomma le ultime politiche? PD può ripartire dal territorio, questa è la dimostrazione che si può fare ciò, e quindi se partiamo dalla realizzazione di opere importanti come queste, se partiamo dall'ascolto della gente, se portiamo le istanze dei cittadini nelle sedi istituzionali, facendo questo si riammaglieranno queste maglie che purtroppo si sono ormai troppo allentate. Il partito è un partito comunque che ha una classe dirigente qualificata e quindi potrà dire la sua, anche perché vediamo a livello nazionale quello che sta accadendo purtroppo. Stasera c'è anche il sindaco Cariello, si sta avvicinando al PD? Il sindaco Cariello, la presenza del sindaco Cariello è proprio perché in questa battaglia siamo stati fianco a fianco. Noi abbiamo segnalato le criticità e loro come amministrazione hanno dovuto presentare i progetti. Non c'è nessun avvicinamento, siamo un'opposizione costruttiva, noi facciamo la nostra parte, cerchiamo di portare a casa i risultati e poi la gente giudicherà.